garantita ancora un dono per la Santa Sede a mani della vostra Santità è un mondo significativo, il codice che proviene dall'Armenia da Medioevo, 1199 anni scritto, quindi non è originale, è una facsimile, ma molto bella, credo che sia un dono molto piaciuto da parte nostra. Pozostajemy w postawie stojącej. Ojciec Święty przejdzie teraz do grobów sług Bożych kardynała Augusta Chlonda i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Adesso Santo Padre si reca alle tombe del cardinale Augusto Chlond e Stefano Wyszyński. Ecco, dove sono esattamente queste tombe, Padre Casimiro, all'interno della cattedrale? Cardinale Stefano Wyszyński si riposa all'inizio della cattedrale entrando a sinistra e credo che proprio comincia da Cardinale Wyszyński visitare. Ancora oggi che cosa significa il Cardinale Wyszyński per la storia e per la Chiesa polacca? Cardinale Wyszyński per noi significa la vittoria della fede sull'ateismo del passato. Perché lui sapeva difendere la fede, parlare con chiarezza con i suoi oppositori, rispettandoli così che avevano veramente una grande, grande stima per Wyszyński. La tomba del cardinale Wyszyński è ancora molto visitata dai fedeli oggi? Come vediamo oggi in questo momento, tanta folla, ovviamente minore, però ogni volta quando vado in Polonia e entro a posto per visitare la tomba del cardinale Wyszyński, trovo una folla e tanti si fermano per pregare e lo fanno molto lungo, per un periodo molto notevole. Ho visto anche che la gente che tiene ordine nella cattedrale chiede scusa per dare passaggio agli altri. Ricordiamo che queste sono le immagini che giungono in diretta dalla cattedrale di Varsavia, cattedrale che è stata ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale perché rasa al suolo completamente dai tedeschi, quindi un papa tedesco che visita in questo momento la cattedrale di Varsavia ha un significato che va al di là del contingente della visita di un appunto di Benedetto XVI in questi luoghi. E invece il cardinale Auguste Chlond, esattamente, padre Casimiro? Era un cardinale che ha sofferto molto durante la guerra perché lo scoppio della guerra l'ho trovato all'estero e non ha potuto tornare, anche se poi tentava, ma gli sconsigliavano di tornare e di lavorare per la pace e per il bene della patria proprio all'Occidente. Stava a Roma e poi alla seconda parte della guerra a Lourdes, mantenendo contatti sia con la Santa Sede sia con diverse autorità. Ecco, allora che cosa è la figura del cardinale Auguste Chlond, che cosa rappresenta nella storia della Chiesa di Polonia? Nella storia della Chiesa della Polonia ci rappresenta colui che primo ha avuto esperienza di confrontarsi con un duro regime comunista. Lo ricordo nel 1948 c'era la beatificazione, benedizione della
statua della Madonna a Breslavia, una folla enorme. E lui parlava con tutto il coraggio della situazione che si sta sviluppando nella patria. Purtroppo dopo 2 mesi è morto nel novembre del 48. È un cardinale che ha sofferto tanto, tanto. Era un salesiano. Bene, con il coro della cattedrale che si unisce però alle voci festevoli dei presenti, termina dunque questo primo incontro con il clero nella cattedrale di Varsavia di Benedetto XVI, che ora esce dalla cattedrale medesima. Si trasferirà dalla cattedrale al palazzo arcivescovile di Miodowa. Sono circa 1 chilometro, arriverà al palazzo arcivescovile di Miodowa con il seguito. Il Papa poi si trasferirà dopo il pranzo dal palazzo arcivescovile di Miodowa all'Annunziatura Apostolica di Varsavia, dove trascorrerà tra l'altro la notte. Il nostro prossimo collegamento sarà a partire dalle 17.45 circa, quando il Papa lascerà l'Annunziatura Apostolica per dirigersi al Palazzo Presidenziale di Varsavia per la visita di cortesia al Presidente della Repubblica. Quindi seguiremo questo momento più strettamente politico della visita del Papa, ma a seguire subito alle 18.45 l'arrivo del Papa alla Chiesa Luterana della Santissima Trinità di Varsavia per il momento, uno dei momenti più intensi, più importanti, che è l'incontro ecumenico nella Chiesa Luterana appunto di Varsavia, che inizierà intorno alle 18.45-19. Ringraziamo ancora una volta Padre Casimiro per essere stato con noi oggi e ci seguirà nel corso dei prossimi giorni. Luca Pellegrini, l'augurio di un buon pomeriggio. Il prossimo collegamento dunque alle 17.45 da Varsavia per seguire la visita di Benedetto XVI. Buon pomeriggio. E la linea può ritornare ora alla regia.